Salve a tutti, siamo a Bruxelles, vi parlo dal Parlamento europeo. Questo è un piccolo albero di Natale, un po' spelacchiato in vero, ma dà almeno il senso di festa in questo periodo così complicato. E in aule così grigie dove si discute spesso senza trovare mai una soluzione a problemi veri e reali. In questa settimana in cui si è svolta la sessione plenaria del Parlamento europeo abbiamo parlato anche di Brexit, della necessità di concludere un accordo commerciale con la Gran Bretagna, che è già uscita dall'Unione europea ma con cui dobbiamo continuare a commerciare liberamente. E ne va dell'economia, delle nostre aziende, del lavoro di tante persone in Italia, in Francia, in Germania, che sono paesi che esportano molto di più rispetto a quello che importiamo dalla Gran Bretagna. Speriamo che un accordo si trovi al più presto, perché qui invece c'è qualcuno che voleva avere un atteggiamento punitivo e persecutorio nei confronti della Gran Bretagna, non accorgendosi e non valutando che il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi acquista i tuoi prodotti e non certo tu che devi a loro venderli. Però non si fanno scrupoli nei confronti della Turchia, su cui alcuni, la Francia, Grecia e Cipro, chiedevano in Consiglio europeo sanzioni importanti, perché la Turchia sta imprigionando giornalisti, sta imprigionando oppositori, sta minacciando la sovranità territoriale della Grecia. Sulla Turchia nessuna sanzione, addirittura fa parte dell'Unione doganale con l'Unione Europea, e oggi qualcuno in aula diceva che dovremmo impegnarci affinché la Gran Bretagna, per poter commerciare con noi, mantenesse standard importanti a livello ambientale di rispetto dei diritti dei lavoratori. Ma come? La Turchia commercia con noi? Stiamo per stringere un accordo, probabilmente la Lega voterà contro, sugli investimenti con la Cina. Abbiamo un accordo di libero scambio con un regime comunista che è il Vietnam, che ci invaderà di prodotti a basso costo. Insomma, l'ipocrisia qui purtroppo regna sovrana anche su strumenti come il recovery, che sono stati riempiti e caricati di aspettative eccessive, uno strumento che qui voteremo solo il prossimo gennaio. Non si sa con quali tempi verrà dispiegato l'uso di quei fondi, con quali modalità, perché le priorità indicate dalla Commissione europea e dalle istituzioni europee sono ben diverse da quelle che le regioni hanno chiesto a Roma. Sarà molto complicato riuscire a far combaciare le richieste dei territori con le priorità indicate da Bruxelles. Ovviamente poi il bilancio per l'Italia rischia di essere zero o negativo, perché si tratta di soldi nostri che vanno a Bruxelles, di tasse delle nostre imprese che vanno a Bruxelles e poi tornano sotto forma di condizionamenti molto forti in questi programmi. Questo governo italiano sarà in grado di adempiere a questi compiti? Io credo di no, così come non è in grado di dirci con chiarezza che cosa dovremmo fare per poter vedere i nostri cari durante queste vacanze di Natale. Ecco, spero che nei prossimi giorni la voce delle opposizioni in Italia sia ascoltata. Posso solo promettervi e dirvi che la Lega a Bruxelles si batterà per far sentire la vostra voce. Speriamo ora di risentirci ancora prima di queste feste, speriamo soprattutto che siano feste serene. Grazie a tutti.